Bucci, l'unico consigliere oggi che rappresenta il centrodestra, la maggioranza, la famosa maggioranza dei 21, che è successo oggi? Non lo so, io ho andato avanti secondo le mie idee, che sono state elette da un popolo e rispetto quelle persone che mi hanno votato. Poi io sono eletto come consigliere comunale e voglio rimanere a fare il consigliere comunale al servizio di quei cittadini. Oggi 18 su 21 suoi colleghi, stessa parte politica, si sono dimessi. Lei come interpreta questa decisione? Ognuno è padrone a casa sua di fare quello che vuole. Io ho sempre deciso le cose con la mia testa, anche se qualche volta l'ho pagato a cara, con i soldi miei, però ho sempre pensato con la mia testa e continuo a pensare alla mia testa fin quando che vivrò. Gli altri consiglieri hanno firmato questa lettera di dimissioni, lei non l'ha firmata, si è presentato qui in Consiglio Comunale, è stato applaudito dalla gente presente oggi in Consiglio Comunale, anche se è stato rinviato questo Consiglio Comunale con il sindaco. Ma io voglio ringraziare quelle persone che mi hanno applaudito, credo che mi hanno applaudito perché ho fatto un gesto, ho fatto il mio dovere e sono stato... Hanno pure fatto dei cori con il suo nome. Ma vabbè, io li ringrazio tutti quanti, però che volevo dire ancora un'altra cosa. Io questa mattina, quando sapevo che gli altri consiglieri che si dovevano dimettere... Ma lei come l'ha saputo? L'ho saputo questa mattina che c'era una riunione, però a me non mi aveva avvertito nessuno, e nemmeno il mio segretario di partito, perché... Forse che non gli serviva la mia firma, ma purtroppo io sono stato eletto consigliere comunale e resterò qui in consiglio comunale fino a quando che mi permettono di restare. Poi l'ho detto sempre, se questo consiglio che va avanti, io starò qui sempre per fare bene di quei cittadini, per la città di Senne. Ho sempre detto che amo questa città. Amo questa città che mi ha dato tanto e io lo voglio ricambiare. Se l'ipotesi della mancata caduta di Vivo si concretizza, non potrebbe essere un boomerang questo per il centrodestra? Ma non lo so, io vengo sempre dal centrodestra. E fino lei rimarrà con il centrodestra? Ma fino a che lei non state mi perché ma alcune. Ma non lo so, io a me. Sì, è stato espulso, siamo stati in conferenza stampa e il coordinatore provinciale Mancini ha ufficializzato, ha detto Bucci. A Mancini io la ringrazio perché Mancino io voglio far presente. Il primo chi è di questa coalizione della DC vuole far presente che io non sono stato chiamato da Mancini e credo che quando mi ha chiamato Mancini 4 giorni fa e mi ha aggredito come a quanto che lui che mi voleva forzare ma forza di seguire quella linea politica, perché tra me e Mancini che non c'è stato un colloquio è chiaro, perché Mancini che deve capire una cosa, io sono stato sempre un uomo libero nella mia vita privata e nei partiti e lui non può venire a dettarmi legge a me, perché io ho 65 anni e continuerò a fare in testa mia. Mi dispiace che all'ultimo momento che mi ha chiamato Aldo Patriciello, io lo stimo perché è un grande uomo e credo, purtroppo già che avevo preso le mie decisioni, già ero arrabbiato col segretario di partito, ho preso le mie decisioni, per quando prendo le mie decisioni che non posso tornare indietro. E l'hanno espulso, grazie.